Voglio portare le moto sul canale, farlo bene, con una fotografia da film e sfondi mozzafiato, ma allo stesso tempo con verità e passione. C'è un problema però. Come motociclista non sono un granché, non sono un esperto, anzi. Ho pensato quindi di tirare in ballo un mio amico che, oltre a guidarle come si deve, è un pozzo di cultura delle due ruote. Ho dovuto fare una scommessa con lui. Se fossi riuscito a fargli guidare la Ferrari dei suoi sogni, lo avrei convinto ad intraprendere questa strada con me, qui, sul mio canale. Sei? Dai, sbrigati. 5 minuti è qui. Benissimo. Ti starai chiedendo chi è quel signore a fianco a te, Matteo. È Roberto, il proprietario della Ferrari, la sua prima Ferrari. E qui snoccioliamo un po' il sapore di questo video, che ha un titolo che dice: la prima volta non si scorda mai. Per me è un po' la prima Ferrari del canale, perché nonostante abbia portato già il 348, che molti di voi avranno visto. Però un video così completo, così bello, così romanzato, così dronato, sulle montagne, non l'avevo mai fatto. Matteo, io sono già pensando a sto correndo, ma sul serio? Sì. Ma no, non ci credo, sto volando, faccio il più velocemente possibile. Ciao, ciao, arrivo. È la prima Ferrari di Roberto, il proprietario, ma è la prima volta in assoluto per il signor Antonio, il protagonista, diciamo, di questo video, amico motociclista di cui vi ho parlato nell'intro, che ama questa Ferrari da sempre, proprio questo modello qui. La sognava da piccino, ora la può finalmente guidare, ci può appoggiare le chiappe, infilare la prima, la seconda e guidarla. Quindi questo è un po' un video che si basa sulle emozioni. Vediamo che cosa può scaturire una Ferrari. Forse il 305C metallizzato. Gli interni bianchi sono bellissimi. Crema, intanto, sono perfetti. I cerchi? I cerchi sono stupendi. La coppiata dei colori è micidiale. Adesso non ti resta altro che guidare. Me la fai sentire. Eh certo, io ho vinto la scommessa, adesso la devi guidare. Io non ho mai guidato una Ferrari. Mai. Veramente non sono neanche mai stato a bordo di una Ferrari del tuo cammino. Per te oggi il battesimo Ferrari. Tra 10 minuti guidi tu. Ma a me va benissimo così, anche no, perché ti ripeto, è la prima volta che mi siedo a bordo di una Ferrari d'epoca. Che spettacolo! Il profumo, auto d'epoca sì, ne ho anche, ma il profumo è incredibile, subito ti riporta a quell'era lì, è un'altra cosa. Quanto sei emozionato da 1 a 10? No, 20.000, 20.000 al minimo, incredibile, ti giuro. E pensa che io è la prima volta che porto una Ferrari sul canale,
l'avevo portato un'altra in officina, no, però, nella guida, che dico. La guidi. È il giorno delle prime volte. Il giorno è la prima volta, non si scorda mai. No, no, no. Però ti ripeto, prima non ce l'ho fatta a farti la guida subito. No, ma no, ma guarda, io lo sai che ho sempre avuto un certo timore? Perché per me reverenziale. La Ferrari è una cosa divina. In 31 anni, qualche occasione è capitato, ho sempre detto no, io non me la merito. Poi è una cosa che non posso fare. Poi questa è la 1990. Tre Ferrari c'erano da bambino, l'F40, la testa rossa e questa. Eh certo. Andiamo? Vai, Matteo. Ciao Robby! Addio Robby! Grazie! Aspirato. La massima espressione tecnica dell'aspirato su questo modello qua. 8 cilindri. 328. Cilindrata. 3200. Da 3200 cm3. 3185. Sai tutto, sai. E tu sono appassionato. Sta macchina già la conosci prima ancora di guidarla? Sì, l'unica cosa è il rosso, così dal vivo non l'avevo mai visto. Avevo sentito del 305C, che è il rosso metallizzato Ferrari, di quegli anni lì rarissimo, ma dal vivo non l'avevo mai visto. Il resto sì, so parecchio, dai. È una macchina che dal 75 in poi, quindi dal progetto 308, si è espressa in molteplici forme e secondo me questa è la più bella. Perché sono riusciti, è iniezione, la guidi sempre, 4 valvole per cilindro, l'hanno aumentata la cilindrata per sopperire all'aumento di peso che all'inizio era in vetro resina, no? Fioravanti e poi Scaglietti l'hanno fatta in vetro resina, ma soltanto per pochissimi esemplari. E poi dopo è passata all'acciaio, pesa un po' di più, poi 185 cm3 gli hanno dato la verba che serviva. La Ferrari appunto fece la scelta di montare l'iniezione, i catalizzatori, eccetera, eccetera, quindi la macchina per forza di cose era un po' strozzata. Sì. La 328 serviva a renderla libera da queste, tra virgolette, strozzature. Fantastico. Sì, questa è la classica macchina che piace a me, ignorante, grezza, senza controlli, i pedali duri, spostati molto a destra. Quando guiderai ti renderai conto. Non ci voglio credere, te lo giuro. Che giornata indescrivibile. È come essere stati catapultati in un vortice a 200 all'ora. All'improvviso uno schiaffone e sei lì nell'abitacolo insieme a Matteo che vola fra quelle curve in quei paesaggi lunari, meravigliosi, ancestrali, incredibili. Tutto perfetto. Adesso i pedali sì. Dove sono? Ma è incredibile, premi, non sai, all'inizio qual è la frizione? Qual è il freno? È tutto spostato, poi pigi, invece no, c'è piano. Una cosa per volta. Fantastico. Una cosa per volta. Il cambio com'è, Matteo? A me piace. È spettacolare. Ora le sto dando non del lei, del voi. Dalle del voi, esatto. Del voi. Sì. Sai che ti dicevo prima, il modellino con cui sono cresciuto da piccolino, gli idoli erano due, si può dire, no? C'è vero, c'era Prost, Alesi con la Ferrari, ma era Senna e poi il mito di Gilles Villeneuve. Io sono cresciuto guardando quelle VHS di Gilles Villeneuve. E Gilles Villeneuve con che auto faceva i numeri da funambolo? Con una GTS, era una 308. Sì. Però quindi questa è la Ferrari. Quando guardavo Gilles Villeneuve, sognavo Gilles Villeneuve, immaginavo questa. Bellissimo. Incredibile, quello che non ha fatto quell'uomo. Madonna. Anche a bordo di questi mezzi, follie su follie, per strada
da Maranello a Monte Carlo, Monte Carlo, Maranello, Milano, poliziotti che lo rincorrevano. Un mito. Suoni perfetti, odori perfetti, pelle, benzina. Puzza di benzina, come ha detto anche Matteo. Ma io direi profumo. A me piace, è sempre piaciuto, ci sono impazzito fin da quando sono nato. Tutto è tutto perfetto. Tutto. La sensazione di quel cambio, clac clac, tutto in alluminio, quella griglia che l'hai sognata per una vita, quei suoni che facevi una volta da bambino con la bocca e ora invece ti ritrovi a sentirli davvero. Le sensazioni più incredibili sono state sicuramente i pedali, la pedaliera completamente disassata. Io mi lamentavo della mia Triumph, ma inimmaginabile quello che è questa Ferrari. E poi il cambio invece è la cosa più bella di tutte, la sensazione che ti dà sotto le mani, più la spingi, più sali i giri e più entrano perfette, più snoccioli le marce una dopo l'altra. Vieni pervaso da suoni, il motore suona, è dietro di te che canta da paura, perché è tutta originale la macchina, quindi lo scarico non è eccessivamente rumoroso, soprattutto da fuori, ma quando sei dentro l'abitacolo, che vedi il contagiri, vedi a borletti, meraviglioso, che continua a salire, a cantare, a urlare, supera i 7000, si avvicina agli 8000 e bam, butti dentro l'altra marcia. Bellissimo. La Ferrari 328 per me era un sogno. Un sogno che coltivavo sin da bambino. Quando ero poco più che adolescente, la Ferrari aveva quelle linee e adesso, in età adulta, sono riuscito a coronare finalmente il mio sogno. Ho cercato questa macchina, ho iniziato questa ricerca. Dapprima cercavo una 348, poi dopo, pensando a quello che, cioè alla mia infanzia, che comunque la 328 era la Ferrari di quel momento, quindi come si sa che nei bambini rimangono impresse certe immagini che poi durante gli anni... Oh. Sì? Raga. Ti prego, continua. Che durante gli anni... Porco due! Non mi dicevi... È bellissima! Quanto stai riprendendo? Sì, sì. E quindi quando ti senti maturo poi per affrontare questa spesa, inizi la ricerca. Ho iniziato la mia ricerca. E come tutte le cose... No, non ci credo, sta pisciando. Infatti questa macchina l'ho trovata a Verona. Però quello che mi ha convinto poi a fare questo passo e andare in viaggio fino a Verona è perché la macchina era targata Roma, che poi sarebbe stata la prima vettura con la targa Roma che sarei riuscito a possedere. La faccia di Roberto. Impagabile. Beh, lo capisco, ti dico la verità, lo capisco. Si butta dentro per bene, ragazzi. Sentila, ragazzi, che spettacolo, una Ferrari di quegli anni tutta nelle nostre mani. Di terza, poi senti come fila, perché questo è un motore aspirato. Madonna mia, madonna, mamma mia, incredibile la sensazione che danno le gomme, le sento io da questa parte, però i cerchi da 16, la gommona cicciona, senti il trasferimento di peso, di carico, poi un attimo poi c'è il grip, è vero, sì, quell'attimo perché... devi un attimo lasciarla andare e poi hai il grip per terra. È un po' morbida questa, se tu pensi che anche in quegli anni dovevano progettare le macchine, pensarle anche un po' in base al comfort, perché chi se le comprava queste auto qua? Diciamo, persone di un certo portafoglio, e non diciamo, è facile a livello culturale. Bravissimo. E quindi dovevano poterla guidare anche tutti i giorni, immagino. Deve essere una cosa... Abbinare le prestazioni al comfort è una cosa incredibile. Ma no, comunque il feeling analogico di tutto, anche di... Ora ho messo la freccia. Godi. La goduria. La goduria. Freccia. Non è facile da guidare questa macchina, vada bene, non è detto che se ti siedi sei subito pronto, anzi devi rispettarla, sì, più sì. La rispetti, più tempo impieghi a capire com'è, quello che ti permette di fare, come reagisce, e più potrai trarne beneficio nella guida. Posso fare una cosa? Oh! È bellissimo,
Da piccolino nei videogiochi non capivo perché la Ferrari era l'unica con il clacson di piazza. Ma manco io l'ho capito adesso, però. Lo stiamo capendo ora. E comunque posso? Va. Talmente strano che sulla Ferrari va bene. Effettivamente è un po' effemminato come suono. Sì, sì. Un po' così. È un po' frufru, come quella volta che mi hanno detto che guidavo con delle scarpe da diversamente etero, le Vanze coi fiori, maledetti ragazzi. Che tra l'altro in realtà non questa, si fa su questa macchina. Se c'è un video e una bella camicia, sei subito magnopia. A proposito di camicia, quando mi dai la mia giacchetta di pelle? Comincia a far freschetto, schifo, in montagna. Io non mi stancherò mai di dirlo, ma perché non stiamo puzzando di benzina adesso? Sì, appena la metti in moto si senti subito puzza, profumo di benzina. Esatto, però dire puzza è meglio, così tua moglie si incazza ancora di più. Io l'ho sempre amata, sempre, non la moglie, la benzina. Ti dico la verità, tu prima quando stavi qua mi hai detto ma dalla sensazione di velocità dal posto del navigatore non è semplice da digerire, sì, è vero. Però adesso ti dico il contrario, a una velocità di crociera tipo questa sto da Dio. Sì, si sta comodissimo. La linea cuneo della Ferrari fondamentalmente ha fatto 15 anni questa macchina di linea, intendo, questa linea, sì. Questo stile qui, quindi è iconica, è una Ferrari iconica senza per tempo. Tutto il mondo. Con Antonio, cari utenti di Officina del Pilota, abbiamo pensato di iniziare il discorso delle due ruote, no un discorso. Una scommessa. Integrare contenuti sulle due ruote. Dove io ovviamente mi farò sempre bello davanti alla telecamera per voi, ma non le guido, perché io guido le auto, le guida questo giovane ragazzo qui. Che ne pensate? Mi piace come idea. Io te l'avevo detto, facciamo una scommessa, a me piacerebbe, di storie da raccontare ne abbiamo tantissime, piloti, interviste, eventi storici, moto particolari, collezioni, eccetera eccetera. E cosa ti avevo detto? Non mi ricordo. Per essere dignitoso, almeno una Ferrari devo guidarla nella mia vita, prima di poter parlare. Facciamo una scommessa, se troviamo una Ferrari, se mi fai guidare una Ferrari, giuro che lo faccio. Voi che ne pensate? Lasciateci un commento qua sotto, adesso. Brividi? Ma la domanda delle domande. Ma Matteo, la comprerebbe? No. In ogni caso ragazzi, questa è una macchina bellissima, inutile dirlo, è una Ferrari, però ci sono tante Ferrari. Questa qua, da come dice Antonio, ci ha lasciato l'odore addosso ed è la cosa giusta, o sbaglio? Assolutamente no, assolutamente no. Io ringrazio davvero tantissimo Roberto che ha dato l'opportunità a me piuttosto che Davide Cironi di guidare sta macchina. Davide, ci potevi pensare prima. E mi raccomando, iscriviti al mio canale, anche perché io al tuo sono iscritto da una vita. Anch'io. È vero, ecco. Anche sì, al tuo, è bravo però. È il numero uno. Sono il cowboy. Hai un Instagram? Ho un Instagram. Qual è? Michele Pagana, ecco, semplicemente. Seguitelo perché le immagini col drone le ha fatte lui. Tu hai un Instagram? Io sì, Antonio Garduro. No. Tu non ce l'hai perché te c'hai Facebook, c'hai i gruppi dei vecchietti, di quelli dei... Mi sto attrezzando, capito? Cioè, sei un grande. Voglio tornare indietro con gli anni. Ah, e quindi hai colto e mi sto socializzando. Che vuoi fare? Mi sto socializzando. No, vuoi tornare indietro con gli anni? Certo. Perché? A me non ha 21 d'anni. Devi far patto col diavolo. Sì. Robè, grazie. Prego, è stato davvero un piacere. È piacere mio. Veramente. Soprattutto perché mi sono divertito. Ma a quanto me la metti? Vabbè, dai, ne parliamo prima. Bene. Ragazzi, grazie a tutti e soprattutto. Ma anche a lui. Grazie a lui. L'uomo più ambito. Io vi devo dire una cosa, che tutto questo è stato possibile grazie a lui, perché se non c'era lui, io questa macchina non l'avevo comprata. Lui gli ha dato i soldi. Bene, ragazzi, salutiamo. È stato bello stare insieme, vi vogliamo bene, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e è un click, è pure gratis. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, tu lo sai che stasera quando torni a casa ci avrai un chiodo fisso, sì? Sì. Ti rimane questo suono nella testa, sì, lo sai? Bello.